e mio amico Massimo Ceccherini abbiamo deciso di fare un viaggio attraverso quelli che sono i vizi. In questo episodio parleremo del vizio del gioco e a tal proposito vi voglio raccontare un episodio. Anni fa il Ceccherini mi telefonò e mi disse: stasera vieni a casa mia perché c'è una serata fantastica, una serata che non ti puoi perdere. Spedizione, ma che c'è? Te vieni, non ti preoccupare. Mi immaginai, allora c'era una festa con un po' di figliole, con un po' di ragazze così. Invece andai a casa sua, entrai dentro e c'era lui, i Monni, il casagliere, un altro, che giocavano a carte. Mettiti a sedere, guarda che serata. Per lui la serata fantastica era quella di giocare a carte. E dissi: ma è fantastica questa serata. Non ti sentissi, ma fantastica per te, io non è che mi diverto. Allora aspetta che si finisce di giocare, poi dopo si esce, si va da qualche parte. Aspetta, ma si arrivò a mezzanotte, ero sempre a giocare a carte, e dissi: ma io devo via. E andai via. Questa fu la serata fantastica che riteneva i Ceccherini. Comunque, ora andiamo a trovarlo e ci si fa raccontare qualche cosa sul gioco. Qua che ti sento meglio. Innanzitutto l'hai detto, comunque vabbè, io faccio questo colloquio con questo mio compagno, però pescando chiaramente. Se mi dovesse dare una trota, la prendo. Certo. Non piglia niente da stamare. Allora, si suona così nell'inquadratura? Penso di sì, perché si fa tutto molto autodidattico, questa cosa. Quindi l'operatore è il cavalletto, quindi figuriamoci un po'. Allora, dottore. No, dottore, allora sono curioso di sapere un po' del mondo dei vizi, in questo caso del gioco, e quindi so che te per conoscenza, almeno giochicchiavi. No, io mi sono giocato un miliardo, bisogna dire la verità, sì. O bisogna dire le cazzate? No, un miliardo in 30 anni. Ti dà! L'hai perso. L'ho slamato perché, okay, vabbè. Cioè, l'ho perso come nel gioco. Ah, bene, appunto. Allora, la cosa che volevo sapere io è questa cosa. No, innanzitutto, scusa se ti interrompo. Allora, se si parla di gioco... Si scherza, ridere, però è una cosa seria. È un dramma. È un dramma, sì. Però viviamolo un po'... Raccontiamolo un pochino anche in maniera un po' più leggera, perché sennò ci si vuole... Aspetta un attimo. È arrivato il 6, no, scherzo. No, ascolta, a parte gli scherzi. Un po', io voglio sapere questa cosa qui, che ci pensavo da un pezzetto. Il gioco è qualche cosa che uno ce l'ha innato, nasce da piccino, secondo te, oppure uno lo acquisisce? Perché il gioco sicuramente tutti i bambini gli piace il gioco, però poi dopo c'è una fase in cui uno lo acquisisce e diventa vizio. Pensi che sia una cosa che è già annidata nella mente o nella personalità di un bambino e poi si trasforma quando è più grande, oppure tu pensi te che invece venga traviato da amicizia o da cose uno e poi inizia a giocare in maniera sconsiderata, insomma? È una domandona. Io parlo per te. Sì, è chiaro, so, capisco. Ognuno magari ci avrà la sua esperienza, sì, ma te. Sto rispondendo. No, allora, innanzitutto, ma non è che lo dico solo io, cioè potrebbe essere una cosa anche ereditaria. Io per esempio avevo il mio nonno che ha giocato tutta la vita ai cavalli fino a che non l'hanno preso proprio a lavorare dietro alla SNAI, ma veramente, mio nonno Angiolino ha giocato tutta la vita e giocava, io ero bambino e mi portava all'ippodromo alle Cascine a Firenze a giocare e giocavo, mi ricordo, il vincente, ma proprio faceva giocare 1.000 lire sul favorito che paga, cioè tu giochi 1.000 lire, se tu vinci il favorito vinci 1.200 lire. E mi ricordo di questa cosa, attenta alla canna perché se, però mi dà un pesce, perdere il gioco va bene, perdere la trota. No, va bene. Quindi insomma io ho questo ricordo, mi ricordo che poi non mi faceva neanche mangiare, via delle corse, e potrebbe essere ereditaria. Ma no, ereditaria forse potrebbe essere,
diciamo, un pochino trasmessa a sì. livello sociale o psicologico questa esperienza, questa esperienza qui. Non lo so, poi io sai, io ho iniziato a giocare, cioè non è, ho iniziato, perché non è che dici inizi, ah, oggi voglio... Non te lo ricordi nemmeno, è una cosa come naturale che ti viene. No, capito? Perché io mi ricordo. Quindi potrebbe essere una cosa interna. Ma quella che mi ricordo io è questa cosa qui. Sposta la canna più in là. Da quando. Cioè, un pezzetto recisionosce, però. Vai. Si faceva, si giocava a carte, però insomma, non è che si faceva delle cose. Poi c'è, evidentemente. Vabbè, ma perché io e te siamo compagni, ma non di quella, di quella materia lì. Tu non avendo te questa malattia, non abbiamo giocato insieme, ma io ho giocato sì, tutta la vita. Sì, sei giocato, ma però ma sei giocato con Monni a poker. Sì, ma c'era anche io a vedere. Sì. Chip. Parola. Passo. Vedo. Sì, però insomma, non è che però al di là di quello è siccome tu mi hai chiesto come il gioco può venire, se può essere una cosa trasmessa che viene, ti viene da... Ecco, io penso sia una cosa che ce l'hai dentro, che ti viene, che se non incontro quello, non è che dice perché ho incontrato quello ho iniziato a giocare, no, avrei comunque iniziato. Tu lo pensi te? Lo pensi, io penso che sia così, perché ti spiego questo. Allora, quando uno si accorge che è, diciamo, ludopatico pieno, insomma... Perché per fortuna io, nonostante che giochi da tutta la vita, però è come se ci avessi sempre avuto un fermino, cioè una leggera... Per esempio Baldini non ha fermini e se è bruciato ti bruci tutti i soldi, in più non riesci a smettere uguale e arrivi fino agli stronzini e robe. Io per fortuna ho giocato sempre a livelli di Baldini, ma con un fermino, cioè quando vedevo e stavo per rovinarmi, mi inchiodavo, avevo questo freno a mano che mi ha salvato. E quindi sei sicuro? Appunto. Ci ha avuto questo fermino. Ti ha salvato fra virgolette. Fra virgolette, perché come vedi, ora io ho finita questa fantastica intervista, vado subito a giocare. No. Anzi, sto anche perdendo tempo. Ma quello che voglio. Però dire... il fermino. Cioè io non sono arrivato agli strozzini a queste robe. Però per quello ti ho detto, il gioco è una cosa seria che può portare rovina a tanta gente. E comunque. Ma ci può essere anche un gioco vissuto con. Con tranquillità, ma quello non si è, pone, ma quello non è, quello si demonizza non... anche i giochi, non no, va, non ma va no, bene. Ma invece va demonizzato. Scusa, quando ero ragazzo io, e si sognava, madonna, perché non si va una volta al casinò a Venezia per giocare? E ci andavo, ma ci andavo una volta, due. Ora basta che tu vai al tabaccaio, è un casinò. Il tabaccaio è diventato un casinò, c'è 2000 giochi. E ti vinci l'otto, macchinine, bigliettini. Ma no. Se si deve parlare per scherzare. No, ma non corriamo troppo, cioè nel senso che. No, lasciamo perdere questo è un altro discorso. Io volevo parlare, cioè è sempre lo stesso discorso, però è di già più avanti. Parliamo proprio delle aspetta un attimo. Parliamo delle tipologie di gioco, cioè ti ho accennato prima ai casinò. Sì. Perché prima il gioco era relegato nelle sale, nei casinò, cioè prima il gioco era relegato al gioco dell'otto, va bene? Poi c'era il totocalcio e poi c'era chi voleva fare un gioco un po' più professionale, il casinò. Parliamo del casinò. La domanda che ti faccio io è questa. Per esempio, uno che va al casinò può subire più danni. Più danni, sai, quanti soldi sono sempre quelli che tu hai. O che tu vai. Dove si rovinano gli anziani, queste cose qui? Alle macchinette, nelle bar, delle tabaccherie. Hai visto poi dove le mette le macchinette? Negli angoli bui, dove si possano infognare, si deprimano, si chiudono lì e lì si rovinano. Te ti rovini nel gioco, non ti rovini a puntare perché nessuno punta 100.000 euro su un numero. Ti rovini a puntare 2 euro alla macchinetta perché sono 2 euro. Poi hanno creato apposta la monetina di 2 euro che sono 2.000 lire e invece ora prima la monetina era 100 lire. Mettevi 100 lire, 100 lire, 100 lire. Ora 2 euro. Perché ne manco 1 euro, 2 euro. Macchinetta. In un mese santo tu perdi. Dopo vorrei la macchinetta. 2.000 euro. Io voglio... parlare dei casinò. Te i casinò li hai frequentati? Porca miseria. Io mi ricordo più di una volta tu mi hai detto
vieni con me, si va, io sto pensando, io e il professor anche perché mi ospitano gratis, no, ma io non sono mai venuto perché non c'avevo nemmeno soldi da scommettere, te l'ho detto, te io ogni tanto facevi qualche filmettino, tu guadagnavi qualche soldarello, io ho perso dei film interi, non qualche filmettino, ho perso dei film, è la verità, non c'è problemi, no. Perché poi te lì veramente, al casinò veramente, ecco. Se vai lì, specialmente quando andavo io, ospite il direttore, venga signor Cecchini, venga, ti fanno tutte, ti danno lo champagnino, se sbevucchi poi è la fine, perché le fisce non te le ricordi, te le metti in tasca, ti sembrano finte e non te ne accorgi nemmeno, in un attimo hai perso tutto e quindi non devi bere assolutamente, invece ti portano apposta le bevande gratis e tutto. Ma sei stato anche a Las Vegas, te, al casino di Las Vegas? No, Las Vegas no, non ci vado. Perché te sei stato negli Stati Uniti a San Francisco. Per la passa. Per la regione. No, per il gioco. No, vabbè, avevo la fidanzata. No, no. Vabbè. No, ma poi... Attenzione, guarda! Mi dà! Questa parte siete scappati. L'Islam, sono tutti lì subito. Vabbè. Riprendiamo il discorso. Quindi te non sei mai stato al casino negli Stati Uniti? No, negli Stati Uniti. Quindi tu non mi puoi dire niente su come è la no, situazione posso sociale. Dire tutto, perché non c'è bisogno di andare negli Stati Uniti. Cioè, sta attento subito sulla canna mia, perché mi vai sulla canna mia? Non c'è bisogno di andare lì. Cioè, allora, praticamente il casino a Venezia, che c'è in Italia, cose... A Venezia, già, sono, a Venezia. Sono anche meglio, perché a Las Vegas ma è veramente... Ma hai anche vinto qualche volta, però, per esempio, io il casino. Io ho vinto anche 100 milioni. Ma certo, 100 milioni? Certo, milioni di lire, proprio mi fecero proprio... No, io c'ho proprio una storia che potrei raccontare. Di ma dove l'ha vinto? Io ho vinto per merito di una persona famosa, non andare lì, che... Ora poi io ti dico la mia versione, poi lui se tu lo andrai a intervistare la cambierà, ma ricordati l'originale mio. No, vabbè. Te la faccio rapida. La persona famosa, che è, oltre ad essere famosa, è famosa per avere un culo che è qualcosa di disumano, è chi potrebbe essere, secondo te? Può essere solo lui. Pieraccioni? Appunto. Quello che c'ha un culo o una casa, perché insomma. Comunque. Allora, te la faccio breve perché è un racconto molto interessante per farti capire cosa vuol dire, perché poi i giochi del casinò sono solo giochi di fortuna. Cioè i numeri, cose, non è che devi sapere, non è la bravura. Per questo io ti dico, adesso io ho smesso più quei giochi lì, faccio più i giochi vabbè, dove io intuisco se, no. Che la Juve può perdere, capito? Vabbè, raccontami questa storia. Di insomma, capire. Praticamente eravamo a girare il film Il Principe Pirata in Val d'Aosta, un po' devo raccontare, se no non posso, dove giravamo la scena, chi ha visto il film se lo può ricordare, la scena del film che finisce alla funivia in vetta alle Alpi, sicché lì vicino c'è San Vincent, sicché io prendo il direttore della fotografia, un amico mio del film, e dico andiamo stasera al casino, e si va, io e lui, finito le riprese del film, si va, perdo una cifra disumana, più o meno? Tanti, più o meno? Tanti. Ma dimmi, ti vergogni? Un quarto, no, io mi vergogno. Allora dillo. Un quarto di film. Ma... Zero! No! 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 Ma è una volta! No, sono tutti i soldi! Quindi stavo malissimo. C'è tutto un corridoio lungo, tutto fatto di specchi, che va al casinò, perché il casinò è l'albergo e il casinò. Sì. Anche lì ospiti, vero, tutto invitato, tutto gratis, quindi paradiso, per il giocatore è paradiso. Non paghi niente, mangi ristorante, caviale, tutto gratis, poi pigi l'ascensore, tu, pian terreno, questo corridoio lunghissimo, spalanca le porte, roulette a non finire, è tutto lì. Quindi se te vai lì e vinci, è una festa, no? Sei proprio... Se però perdi, come mi è successo a me, quando poi devi ritornare alla camera, devi fare tutto questo corridoio a testa bassa e come ti guardi negli specchi dei lati, non so come spiegarti, ti viene un'ansia, cioè ti viene dei dolori, una tristezza, sto malissimo, a dei livelli quasi mostruosi, a dei livelli quasi da chiamare l'ambulanza e far venire il dottore, mi misero tutti i capetti qui, ma te lo giuro, appena salivo l'ansia, avevo sbeucchiato anche qualche cosa, veramente. Ma dentro il casino? Dentro, no, in albergo, chiamai proprio, fecero venire quelli e mi guardarono, no, è solo ansia. L'era ma... Torno sul set del film. Sì. La mattina dopo, chiaramente, nottata d'inferno, ci rimugino, e io non mi faccio. Solo che quel film lì noi giriamo e dovevamo partire, perché il film era tutto per l'Italia, quindi non è che si doveva. Nel frattempo gli disse a Pieraccione, guarda Leonardo, il direttore del casino, ti vorrebbe invitare lì, lui non gioca assolutamente a niente, non ha mai giocato, non gioca, non caccia una lira e compagnia, no, proprio non gioca. No. Dice, guarda, ti vorrebbe invitare qui e là su e giù, sì che si va,
a cena. Nel frattempo io mi faccio dare un acconto del film, perché avevo seccato tutto dal produttore, io dammi un po' di soldi, siamo a tavola, anche lì caviale, champagne, robe varie. Io chiaramente non mi interessava, non vedevo l'ora di andare al casinò per cercare di riprendere la cifra che avevo perso. Io e il direttore della fotografia, quello dell'altra volta, ci ributtiamo a giocare. Rigioco, dopo un'ora e mezzo, risono sotto altri 20 milioni. E quindi siamo a 70. Ti posso immaginare come sta. Stavo malissimo. E ti fo la scena. Io sono lì, guardo un pesce, è passata una trota. Sono lì, a un certo punto vedo spuntare Pieraccioni. Lo vedo tutto rosso in faccia, con tutti i capelli ritti. Dico, vado. E gli fo dentro la fotografia, vadalo, vadalo lui. Gli fo, siccome lo so che il culo che c'ha lui, dai, la fortuna, il ciclone, roba varie, insomma. No. Sicché fo, gli fo, dai che vabbè una sega, è la fortuna, è fortunato. Vabbè. Sicché gli fo a lui, ha detto, stai a vedere, e gli fo, Leonardo, dimmi un numero, e lui mi fa 9, 1 milione sui 9, tra 9, te lo giuro morissi ora. E quindi un milione sui 9 quanto? 36 milioni. Cioè paga 36 volte? 36 volte, se pigli il pieno, non era 1 milione, scusa, ho esagerato. Vabbè. Era meno, magari se era 1 milione avevo già ripreso tutto. No, erano 200 mila lire, no, volevo fare 1 milione, 200 mila lire, che ho comunque 7 milioni. Sì. Ma non è mica solo, allora, innanzitutto fu così, 1 milione, 200, pieno, perché ciò è pieno, 9, esci in 9, arriva lui, e li voleva. Dice, sono mia, gli dice, ma che cazzo dici, ma basta, inizio a litigare, ma sta tutto, a casa mia. Ma che cazzo dici, ma i soldi sono mia, ho giocato io, tipo, lui, no, sono mia, sono un casino, tutti a guardarci pensavano che veramente si scherzasse, ma un po' si scherzava, però non tanto, aspetta, allora insisti, gli dici, vabbè, ti darò la mancia, cazzo, ma date un numero, e gli do un milione, intanto io continuo a giocare, e riesce in 9, ma sempre sui 9, tu dici? Sempre sul 9, sempre usciva al 9, perché io e giocavo, come Benigni quando faceva il piccolo diavolo, che va a giocare, quelle erano le carte, però è uguale. Poi che facevo? Siccome il 9 è rosso, facevo 9 e 7 milioni sul rosso, 9 rosso, poi mi giro un attimo, dov'è Pieraccioni, dove è andato? Era andato a cambiarli il milioncino invece di giocarlo. Ma aveva ragione lui, secondo me. Ma quale ragione, dai? Ah, eccoci. Qui siamo al gioco online, quindi internet che diventa gioco. Qui posso giocare tutto, calcio, cavalli, gioco, roulette, ogni cosa, però io adesso mi interesso più di giochi di bravura, di talento mio, di intuito mio, tipo la Juve che perde, cioè capite, mi piacerebbe tanto, io ma quello, scommesse che decido quindi, io, perché tu hai detto giochi online, ma non mi metto a giocare io a queste roulottine, le cose elettroniche, però, scommetto i cavalli e il calcio. Però, quindi, diciamo, tu hai iniziato ad operare la tecnologia... Ad operare, sì, la tecnologia internet, in questo caso qui, per giocare... Esclusivamente quindi, per giocare. Non esclusivamente per giocare. Quando ero, insomma, ragazzo, qualche sito, che sappiamo noi. Sto scherzando. Quindi, internet e il gioco diventano un'associazione, diciamo, un'associazione importante per il viziato del gioco, insomma. Ma non mica lo dico. E io, da quanto tempo tu hai iniziato a giocare in internet? In internet, quando, perché prima a me mi piaceva andare nelle sale, solo che vado nelle sale, mi tocca, oh, cerca di qui, cerca di là, cerca di su, cerca di giù, poi si va ai bar, si sbevucchia, e ripeto, mai abbinare l'alcol al gioco, perché l'alcol col gioco ti fa perdere la cognizione, ti fruchi dopo un mezz'ora e non ti trovi più una lira. Comunque parlami un po', ora parleremo un pochino del gioco in internet, va bene, ti va? Sì, volentieri. Ovvio. Ecco, guarda, a proposito, proprio su una cosa del gioco in internet, sempre per dare la colpa chiaramente a chi permette tutto questo, basta vedere la televisione, gli spot del gioco come sono in televisione, così, guarda, te lo fo io dire. Perché siccome per legge devono dire che il gioco causa malattia, la mia è così, lo spot è così, vuoi giocare alle roulette, gioca e vinci di sicuro, il gioco contro le malattie, sta attento,
Capito, sì, me la questo diamo. Ci abbiamo fatto la Sanchia. Che cazzo? Una girare. Perché sono obbligati a girare del, oppure ma una girare. Ma scusa, uno stato onesto. Un applicare delle paese norme. Serio, uno stato onesto, visto che il gioco è una malattia e c'è gente che ci muore, dovrebbe dire: vuoi giocare? Giochi. Ma stai attento perché gioco dà malattia patologica. Cazzo. Se no che ci si piglia per il culo. È arrivato, che è arrivato, si fa a fare è arrivato il cavallo. Allora, diciamo, sì, prevalentemente tu sei un giocatore online. No, sono un giocatore online perché sto a casa, perché almeno non devo uscire, perché se no mi piaceva anche a me mi sarebbe piaciuto anche andare a giocare all'ippodromo direttamente, cavalli, per esempio. Ma non posso andare dove c'è la gente e poi dopo mi tocca, capito? Perdo perché c'è un po' di fans. Mi devo fermare, sì, un po' di fans, c'è carabinieri, no, un po' di c'è gente e chi mi ferma e mi cosa, ma se devo giocare voglio giocare. E allora, siccome c'è la possibilità ma di non giocare... è di solito che per esempio in questi posti come l'ippodromo o le sale giochi siano frequentati da gente con delle patologie come la tua che poi di te gliene frega relativamente, gliene frega invece di più. Ma no, invece no. Perché io ti ho detto, ci ho giocato una vita nelle sale. E quando tu vai quando andai nelle sale, innanzitutto ti vengano, pensano, perché lo pensano, siccome fai l'attore, sei conosciuto, pensano già i soldi e quindi di conseguenza c'è sempre il l'omino o il che si viene a chiedere i soldi. Sì, perché ci sono i classici che vengono a chiedere i soldi, ce n'è. Cioè, ma non è che ti vengano a chiedere i soldi, ti vengono lì e ti fanno giocalotto. E poi se quello te lo gioia arriva, voglia la mancia per là. Ma non è tanto che te gli puoi dare, io poi davo perché. Guarda, cioè, tu vincevi, tu eri buono. Ma mi garbava. Solo che poi ci ho detto sempre complice qualche bevutella di qua, di là, sono sempre tutti un po'. Solo che se te rompi l'acqua e dai i soldi una volta a uno, è finita. Questi non è che mollano, dopo prima o poi ne arrivano altri, insomma, vabbè. Uno conosciuto non può, cioè in sala ci può anche andare, ma è meglio, meglio di no, meglio insomma, di no. Meglio di ma no. Secondo te, almeno per quanto riguarda la tua esperienza, quando scusa, è... Scusa, voglio vedere l'arrivo di un cavallo, no? Quando è che uno... Che si capisce... Chiaramente, scusa, ma l'hai detto, io ora sono guarito, non è che... No, ora sta bene, ora no. È un giovane, ora... Però vogliamo usare appunto la tua esperienza per raccontare un po' quello che lei dice di gioco. Proprio in base a questo, quando è che secondo te tu ritieni percepibile che una persona da un gioco così innocente comincia a cadere nella trappola della dipendenza? Allora, a mio modesto parere sempre... Poi non so, non è che voglio dire è così, però secondo me è così. Allora, il segnale della malattia, della ludopatia proprio del giocatore è quando, ti fa un piccolo esempio, giochi una corsa di cavalli, hai giochi il 6, va bene? Ti fa la corsa, parte la corsa, il 6, guarda, ti fa come fa il giocatore, è lì, sta per arrivare, arriva, ho vinto, cazzo. Beh, ora è che parte, è finita. Cioè, la vittoria è limitata. No, il momento della gioia, della vittoria, dura 1-2 secondi. E subito ti afflosci, e fai così. I giocatori lo capiscano questa cosa. Per chi non gioca sembra una cazzata, dice ma come? Vinci e non godi? Non è che non godi, godi, ma godi per 2 secondi e pensi subito a rigiocare, mentre invece rigiochi il 6. Il 6 è lì che sta per vincere, eccolo lì, arriva un altro cavallo, e lo batti all'ultimo, cazzo no, per un pelo, cazzo, per un pelo. In questo momento il giocatore sta godendo molto di più. Cioè, gode questo momento perde, perché ho perso per una testina di cavallo, per una e comincia ad andare a dirle agli altri, ma ti rendi conto, ma per una testina, per un musino, e gli dura un'ora, 2 ore, e ci dura tutta la notte, ci dorme sopra, e pensa a quel cavallo che per una codina ha perso per un millimetro. Vai! No! Quindi c'è anche una ricerca di un rapporto sociale attraverso la perdita, tu pensi? No, io
io ne sono convinto al 100%, non è che lo dico solo io, eh. Il giocatore, cioè, questa vero, solidarietà, cioè, che tu cerchi da quegli altri, te, questo altro te, ma forse anche un altro, sì, è una, no, è l'emozione, una, cioè, l'adrenalina, il brivido della perdita è più forte di quello della vincita, e dura di più, più che essere più forte. La vincita ti dura 2 secondi, poi tanto il giocatore non serve niente vincere, perché il giocatore non malato, uno che va a caso, gioca un cavallo e vince, poi piglia i soldi e va a fare la spesa, va dove cazzo gli pare, se li gode. Ma il giocatore malato, i soldi che vince, rigioca immediatamente, cioè non serve a nulla, non diventerà mai ricco, perché intanto rigioca. Cioè, se io vinco, gioco 100 euro, vinco 1000 euro, non è che a questi 1000 euro vado in vacanza, continua a giocare finché non l'ho rifiniti. Secondo alcune ricerche, in Italia ci sarebbero circa 1 milione di persone che appartengono alla categoria dei giocatori patologici che andrebbero curati. Passando dai giochi online ai giochi, per esempio, delle carte, che è casinò, tu giochi contro il casinò. Online tu partecipi a una gara, sì, nelle giochi online, a carte... Online non è un gioco, online non vuol dire un altro tipo di gioco. Online è un modo per giocare a tutto. Online, sì. Ma ci sono tutti i giochi online, no, ma... giochi ora a poker, a carte, no, se te con tu altri giochi sconosciuti. A poker con degli sconosciuti tu c'hai la presenza fisica dello scontro, sì, con quell'altro, appunto, giocatore. Ma ora non c'è più neanche quella, perché giocano tutti via, cioè io gioco collegato a uno di Milano. Tu lo dici quasi come con nostalgia, come dire, certo, non c'è più nemmeno quella. O i pokerini che facevo con i monni, a me lo si faceva, anche tu li sai, cioè, voglio, no. Forse ora invece si mettono lì, si chiudono nelle stanzine, e si, perché io quel gioco lì non lo fo, mi gioco uno della Svizzera, uno della Germania, ma che cazzo è una malattia pure, ti cupisci lì al buio e poi con quelle lucine t'accei, cioè, merda. Quindi per ritornare al discorso precedente, una famiglia di uno o la sua famiglia o chi gli sta vicino capisce quando che questa persona, oltre che quando dai vedono, sordi quando che vedono, comincia a quando che, vedono che vanno a pigiare la luce in casa, non si accende, perché dire, la bolletta non è stata pagata, Vabbè. No, c'era una storia, un detto famoso, no? Che uno, il figliolo, andava a svegliare il suo babbo, diceva: babbo, quello dormiva di notte, faceva: senti, te con pobre, che ti saresti, cioè, avevo 4 assi, che ti saresti giocato? Io mi sarei giocato la casa, ecco, alzati. La barzelletta. No, io la sapevo anche, sì, no, ma... perché la barzelletta è una storia che sembra finta, ma è, cioè, capito, il gioco non c'è mai la certezza, e cioè, i racconti sono più sulle perdite, le vittorie non te le ricordi. Cioè, capito? Invece, se te perdi, specialmente in questi giochi, per un, cioè, quando, come io, per esempio, gioco molto il calcio, se te perdi all'ultimo secondo, cazzo, che c'hai il 3-1 e ti fa un gol all'ultimo secondo, capito? Ma ti su rimani quelli, di più. Sulle, per esempio, sulle. Questo sbavando, ricordarmi le perdite, no, mi emoziona tuttora, mi dà il brivido. Ma io, siccome voglio usare te per capire questo mondo. Ma attraverso qualcosa per questa intervista? Ma oppure? Col cazzo! Come non giocare? Ho soldi! Ma come puoi giocare? Già avevo smesso! E te, che tu hai un po' di competenze tecniche, tu puoi andare online o roba in questa maniera, ma persone che non ce l'hanno, per esempio, si rivolgano a giochi più a portata di mano, per esempio come possono essere Gratta e Vinci o le slot machine. Te hai fatto mai di queste cose, di questi giochi? Ho fatto anche quelle, però quelle, se io mi scelgo un risultato di una partita, me lo scelgo io. Sì, se ho vinto, è un azzardo, ecco, chiaramente. Ma no, allora, forse, il Gratta e Vinci, per esempio, il Gratta e Vinci, io poi ti parlo sempre come la penso io, sì, non mica detto che è così. Poi chi vuole, questo è come uno vuole il padrone di dire che cazzo, certo, dice, certo, questa testa, certo, di cazzo, certo. E anche in quanto per dire testa di cazzo avrebbe pure ragione. Questo è una cosa. Se non è una testa di cazzo, è un'opinione. Non mettere a parlare di ciò. È un'opinione, tu sei mio professionista. Ma allora, il Gratta e Vinci, ti faccio un piccolo esempio, come la penso io. I Gratta e Vinci, come li vendano i Gratta e Vinci? In fila, attaccati uno all'altro. Cioè, invece, se fossero a secchio, voglio tentare la fortuna, pesco quello che cazzo mi pare a me. E invece le può darsi che non sia vera. No, che ne so, questa è una idea. Però mi sa strano sta cosa della fila a me. Cioè, dammeli mischiati.
lo pesco io, perché allora meglio. Va bene, okay. La roulette, okay. La roulette la posso giocare come pare a me. Già un numero. Ma e le slot gira. Machine invece? Slot machine è ancora c'è peggio. C'è una diffusione. Ma ancora peggio, ma vai a sapere che c'è dentro le macchinette. Ma hai vinto mai qualche cosa? Ma sì, ma uno sì, ho vinto una volta, ho vinto anche 400 euro, ti arrivano tutti in euro col secchiere, ti danno il secchiere, li ripigli. Quello ti fanno vincere, perché se non tu vincessi qualche volta uno lo giocherebbe, no? Ma è sempre una cosa che va, è una ruota che gira, come dice la macchinetta, alla fin fine te tu vinci, ma tanto sanno loro, lo sanno già benissimo, che tutto quello che vinci, tutte quelle monetine, non è che le vai a cambiare e vai in vacanza, li butti tutti dentro. Almeno se, poi c'è anche quello che prova una volta, fine certo. Prova, come potrei essere io, provo una volta, bravo, quello non è il malato, e poi, quello non è il malato, ma stai attento, perché il gioco è subdolo, e a chi arriva la prima volta non ha mai giocato, di solito come si dice, quello non ha mai giocato, gioca una volta e vince. E lì te tu vince potresti beccare il virus, capito? Tac! Come, capito? Tac! Cazzo, ho vinto! Ti può saltare nella testa la molla. Ma perché tanti cascano così. Se te tu mi riempi il paese di cose per giocare, senza nessuna regola, te tu puoi fare quello che ti pare, online ti puoi rovinare senza nessun limite, nessuno ti può bloccare. È inutile, dopo è chiaro, e poi dopo, e poi tu mi metti per salvare la faccia dello stato ipocrita, qui ti dissoci, cioè, chiaramente ti metti per salvare la faccia, c'è un posto, sei responsabile di quello che tu dici, c'è un posto per curarsi, ma metti più regole di gioco, non fa giocare i minorenni, uno ci può avere 12 anni e può giocare online, ma che cazzo dice niente, vabbè, e allora mettimi, smetterebbe la famiglia, appunto, è chiaro che dopo che ci vuole uno forte che deve resistere, non deve crollare alle tentazioni, ma se è circondato da tentazioni, metti com'era prima per esempio a Venezia il casinò, chi era di Venezia non poteva andare al casinò, perché se no sapevano benissimo che si poteva rovinare, se tu ce l'hai davanti a casa, no? Poteva andare mi pare una volta, non so bene sta storia, però prima quello di Venezia doveva far vedere documenti, sei di qui non puoi giocare da fuori, perché almeno uno ci andava più raramente. Ora è crollato tutto, ora proprio c'è gioco da tutte le parti. Concludiamo anche perché mi chiude la sdraia. Che Ceccherini era un malato di gioco, ma ora però sei uscito abbastanza bene. Insomma. No, non sono uscito. Sono uscito meno. Adesso gioco meno. Meno. Anche perché ho meno. Perché poi un'altra cosa ti voglio dire, ormai mi è venuta a mente. Ricordati, il giocatore vero non gli interessa i soldi. Se te c'hai un milione d'euro, tu giochi un milione d'euro. Se tu c'hai 10 euro, tu giochi un euro, ma tu giochi sempre. La puntata da 1000 euro, la puntata da un euro, l'importante è giocare per il ludopatico. Comunque ora te meno. Tu ti io un meno, po', adesso sto un po'. Vediamo questa cosa lì. Ti saluto, ti ringrazio. Levo. Alla prossima puntata. Sì, la prossima puntata. Questa è prima, bene. Prima bene. Mi pare, sì. Oh, ma dove la metti questa? Questa la metto in internet. In internet. Secondo me fa un monte di visualizzazioni. Un monte. Secondo me le fa, posso scommettere. Come posso? Non ce la fa, non sono guarito, non ce la fa. 50. Non ce la fa guarire. 30.